Perché questo incontro? Perché volevamo presentarvi questo documento che abbiamo intitolato Le politiche per lo sviluppo sostenibile del Pinerolese nell'ambito dei processi di governo della globalizzazione dei mercati. Allora, abbiamo pensato l'anno scorso di provare innanzitutto a interpellare le categorie sociali, quindi i sindacati, industriali, artigiani, commercianti, il mondo dell'associazionismo religioso, laico, le istituzioni scolastiche, eccetera, eccetera, in sostanza la società. Con questo interpello abbiamo voluto, forse per la prima volta, cominciare non a dire noi che cosa avremmo voluto fare, ma chiedere alla società delle idee, delle informazioni, soprattutto a chi opera nella società. C'è scritto più volte sul documento che non è un punto di arrivo, ma chiaramente un punto di partenza per individuare quelle che possono essere le linee strategiche, le linee politiche sulle quali muovere un percorso di ricerca di soluzioni per lo sviluppo del Pinerolese. Due sono i fili conduttori che legano un po' i contenuti di questo documento. Uno essenzialmente è quello di dire che non c'è sviluppo se questo non avviene attraverso il lavoro. L'altro aspetto che si coglie un po' nel documento è che la politica deve anche un pochettino osare ad essere creativa, cioè guardare verso il futuro, guardare oltre il quotidiano, cercando anche di osare di anche intraprendere delle strade che possono essere in qualche modo a rischio. E il Pinerolese dovrebbe cercare di confrontarci in un ambito di economia globale sui prodotti di qualità, e soprattutto sviluppando delle iniziative in tutti i settori che possano essere quasi considerati dei lavoratori. E tu dicevi prima, non c'è sviluppo se non c'è lavoro, il difficile è quello di mettere in campo delle proposte che producano questo lavoro, e voi è quello che avete provato a fare, e rendendo concrete una serie di proposte che alla fine si rivolgono all'amministrazione comunale, alla provincia, alla regione, alla fine forse anche al governo, facendo un corpus di proposte che credo andrà fatto camminare. Ma sicuramente credo che questo sia il metodo migliore per fare politica, e cioè parlare di politiche, e quindi il fatto di vedere presentato un documento così, così complesso, che evidentemente è frutto di un lavoro lungo che avete fatto, è la conferma del fatto che il Partito Democratico è un partito che vive al di là dei momenti elettorali e al di là dei momenti in cui siamo impegnati nelle primarie, perché ha un gruppo dirigente e una serie di persone che lavorano sempre, anche fra un'elezione e l'altra, per l'elaborazione di contenuti. È molto importante, ed è l'ultimo aspetto che voglio sottolineare, il fatto che però, al di là del andare a dare l'estrema unzione, tra virgolette, alle fabbriche che chiudono, purtroppo ce ne sono tante, il partito e i dirigenti del nostro partito si assumano l'onere di cercare di traguardare a questo periodo di crisi così grave, cercando di trovare delle proposte che siano vere. Ed ecco quindi che parlare di sviluppo sostenibile non è più, come spesso accade, una moda, ma è invece un modo di declinare le azioni, è un modo di fare delle proposte che siano concrete. Dai, 8 programmi sono... Corrispondente della stampa. 8 programmi sono tanti. Avete un cronoprogramma, ne avete individuati alcuni, qualcuno di questi programmi verrà magari abbandonato per strada? E quando si comincerà? Noi vorremmo adesso iniziare a dialogare con la società. Io conterei di arrivare da qui
ad un percorso che ovviamente non può essere dalla sera alla mattina, ma che ci dovrebbe impegnare per gran parte del 2013, arrivare ad un nucleare quelle che sono le, diciamo così, i progetti sui quali puntare come Pinerolese, ma progetti concreti, cioè voglio dire che siano poi in qualche modo presentabili e fattibili dal punto di vista Maravetto, ecco del Tisone. Non riesco a capire con quali meccanismi voi avete intenzione di portare avanti questa cosa qua. Non riesco bene a capire con quali meccanismi va a inserirsi nel lavoro dell'amministrazione, di andare a portare invece un progetto complessivo per la città metropolitana, eccetera. Mentre ci sono, faccio una seconda domanda che era per la segretaria, che vorrei, lei che è a Torino, no? Perché qua mi sembra che in questo momento non ci sia nessuna intenzione di organizzarsi per discutere come Pinerolese da giù in città metropolitana. Come ci si dovrebbe muovere come territorio per affrontare questo discorso della città metropolitana? Credo che l'intento sia proprio di buttare lo sguardo oltre. È vero, c'è sempre la difficoltà, diciamo, di rapportare i contributi di un partito ai propri amministratori, ma ritengo che qui stia nella capacità del sindaco da una parte, del segretario, dei dirigenti del partito dall'altro, di capire che tutti quanti si vanno nella stessa direzione. Quindi più complicata la seconda domanda, perché effettivamente la città metropolitana è ancora un blob. Cosa consiglierei, diciamo, a un territorio che ha una specificità come questa? Ma credo che sarebbe sbagliato partire da Pinerolo come da altre valli per venire alle riunioni della città metropolitana, erigendo la città metropolitana pensando di portare lì le istanze, perché quella sarebbe, credo, la strada sbagliata. Spero che i territori, e Pinerolese in particolare, si concentrino nel fare delle proposte in strumenti di governance che vogliono che siano inseriti all'interno del discorso della città metropolitana e che in qualche modo si dimentichino per qualche momento i problemi che loro hanno, per pensare invece a quali possono essere le modalità per rappresentarli meglio. Non so se... Sì, perfetto. Rispondo alla tua domanda. Quello che noi vogliamo sottolineare alle amministrazioni del Pinerolese e anche ovviamente a quella di Pinerolo è che dalla crisi si esce guardando al futuro e non tutto si può risolvere gestendo la sola emergenza. Come pensiamo di tradurre questo in azioni concrete? Beh, intanto di questo partito ha un certo numero di consiglieri comunali. I primi a dover prendere questo documento e portarlo nelle amministrazioni sono i consiglieri comunali di Pinerolo, i consiglieri comunali di altre realtà territoriali pinerolesi che facciano riferimento diretto o più o meno indiretto come simpatizzanti al Partito Democratico. E quindi questo è un meccanismo che noi vogliamo adottare e io mi auguro che effettivamente alcune di queste idee che sono indicate qua nel breve periodo, senza aspettare di arrivare a formulare i progetti, comunque possono essere tradotte.